Ciao ragazze, allora, finalmente nuovo video vlog e finalmente riesco a darvi degli aggiornamenti. Spero di riuscire a montare anche l'altro video, cioè scusate, di riuscire a caricare prima l'altro video e poi questo, non lo so, però vedremo un po' in questi giorni. E niente, vi volevo aggiornare un po' sulla situazione. Allora, stavo dicendo, come sapete, io sono qui a Sansepolcro per la prima parte del mio corso da truccatrice e mi sta piacendo un casino. Mi dispiace di non fare video qui, cioè di aver abbandonato un po' il canale, ma questi 4 giorni sono veramente intensi e non ho il tempo materiale di mettermi davanti alla fotocamera e iniziare a parlare di quello che abbiamo fatto. Infatti è per questo che all'1:11 di notte sto facendo questo video, proprio perché vi avevo promesso di portarvi con me e di parlarvi di questa mia esperienza che mi sta rendendo molto felice e volevo rendervi partecipi appunto di questa mia felicità. Allora, praticamente ho preso i miei appunti per illustrarvi un po' il succo del discorso. E niente, il primo giorno, che è stato il 17, abbiamo fatto un'introduzione al trucco e quindi le varie terminologie, che cos'è il make-up, che cos'è la bellezza, che cos'è, che ne so, un fondotinta, un casual e roba varia. Abbiamo fatto un po' di storia del make-up, quindi gli egizi, il make-up in India, tutte queste cose qui. Poi abbiamo visto come si fa la base e tutti i vari procedimenti, quindi il correttore, il fondo e roba varia, tutte queste cosine. E questo però diciamo solo teoricamente, praticamente non l'avevamo visto. Poi il secondo giorno, il 18, la mattina ci ha consegnato il beauty, che mi dispiace di non riuscire a postarvi una foto, ma è veramente bellissimo, cioè è bellissimo, è un beauty professionale, ecco, è bello. E ci sono tutti i prodottini, quindi abbiamo analizzato i vari prodotti, i vari pennelli, a che cosa serve, che ne so, il numero 1, il numero 2, tutte queste cose qui, cose importanti. Ma abbiamo visto anche come poter utilizzare lo stesso pennello per due tipologie di cose differenti. Poi abbiamo visto la tavolozza dei correttori, quella dei fondi, quella delle ciprie, e ci ha illustrato un po', diciamo, l'utilizzo. Il procedimento del come si compone tra virgolette, compone il make-up sul viso. Poi abbiamo visto le parti del volto, le parti dell'occhio in dettaglio, perché abbiamo iniziato anche a fare l'occhio e abbiamo visto le forme del viso. Abbiamo visto la corretta depilazione delle sopracciglia e se vi interessa fatemelo sapere che vi rifaccio l'update delle sopracciglia. Questo è il risultato. Non so se si vede bene perché sono qui sotto la luce, perché appunto come stavo dicendo è l'una di notte e questa cosa, cioè non, la stanza non ha un lampadario che illumina tutta la stanza, ci sono solo questi abat-jour che non fanno molta luce, che tra l'altro contrastando con l'arancione, il mattone della parete mi creano ombre. Comunque abbiamo visto un po' queste le sopracciglia, poi abbiamo visto il chiaroscuro, che cos'è e come si fa. Le varie tipologie di volto ve le ho dette, sì, vabbè, comunque le varie tipologie di volto più le correzioni e le varie tipologie di sfumatura dell'occhio, sia nella rima che sulla palpebra e roba varia.
Poi abbiamo fatto un po' di pratica e infatti dalla pratica si capisce che quei gesti che tu fai meccanicamente sono fatti bene per l'1% e che poi vabbè, quell'1% te lo fai bastare perché comunque tu dici vabbè, io nella vita non devo fare la truccatrice, mi basta così, mi piace così e va bene così. Però poi ti rendi conto di tante di quelle cose che magari sapevi in un modo e ce n'è un altro molto più facile o ce n'è un altro molto più veritiero. E niente, questo è un po' tutto quello che abbiamo fatto in queste giornate. Domani abbiamo un'altra. E poi l'ultima per questa serie, diciamo, venerdì mattina. Poi dopo ci assegnerà dei lavori da svolgere, diciamo, tra virgolette, a casa su delle modelle, in base a dei temi, quindi realizzare dei make-up, tra virgolette, a tema. E poi ritorneremo, credo, sempre qui a Sansepolcro per fare l'altra parte di stage. Non vedo l'ora, però questa già so che avverrà più o meno fra gennaio al massimo i primi di febbraio e quindi devo aspettare un bel po'. Però sono contenta e sono contenta di come sta andando tutta questa situazione. Sono contenta di poterla condividere con voi, anzi, vi ringrazio per come mi state seguendo e per mi state contattando in privato chiedendomi come mai non sto seguendo tanto il canale e tutto, e questo mi fa veramente piacere, quindi grazie. E volevo dire grazie anche alle nuove iscritte, spero che comunque questo canale vi piaccia e spero che continuerete a seguirmi, magari spronando o consigliandomi qualche video. Per qualsiasi cosa, comunque, potete contattarmi sia con un commentino qui sotto, ma anche in privato. E appena ho un po' di tempo, tanto comunque venerdì sono già di ritorno a casa e quindi sarò un po' più presente sul canale, risponderò comunque tranquillamente a tutte. E niente, ragazze, questo è il video. Spero vi piaccia. Un bacio e al prossimo, spero che riesco a farne un altro in diretta qui da Sansepolcro. E niente, al prossimo video. Ciao!